Aaron, il cane infilzato dalla freccia, sta meglio, anzi saltella felice come se nulla fosse accaduto, bravi veterinari. Chi invece non sa darsi un perché si dispera ancora il proprietario. Quanta paura ha avuto quando ha visto Aaron in quelle condizioni? Beh, ci sono rimasto un po' scioccato, diciamo, perché non è una cosa di tutti i giorni, insomma. Anche perché lui è tranquillissimo, si vede, è un cane tranquillissimo. Sì. Non è mai stato aggressivo con nessuno? No. È buonissimo come cane, docile. Ecco, è stato provvidenziale il fatto che voi abbiate chiamato immediatamente il veterinario e... E l'abbiamo portato lì e subito il veterinario ha estratto la freccia, ha messo i punti... E, grazie a Dio è salvo. È molto emozionato Tobia Pastrello, il proprietario di Aaron, il meticcio di 1 anno e 4 mesi, protagonista di una storia tremenda, colpito da una freccia al collo il giorno di Pasqua, ve lo abbiamo raccontato, ha rischiato di morire e Tobia ha vissuto momenti di vera angoscia perché c'è un legame fortissimo tra lui e il suo cane, che poche ore dopo l'intervento è più in forma che mai. Il giorno di Pasqua, cioè, non penso sia una bella azione quella che è stata fatta, anche perché in un giorno di festa... Così non è una bella cosa, soprattutto nei confronti di chi non può difendersi. Oltre a questo, a Tobia, che vive a Fontaniva in un camper, sono arrivate delle minacce. E molte persone sono venute a dirmi che me l'avrebbero fatto togliere perché secondo loro non è un posto adeguato. Questo è successo anche poche ore fa. No, io il mio cane non lo voglio lasciare. Perché dicono che lei lo deve lasciare? Perché secondo loro non è un posto adeguato stare dentro il camper perché è piccolo e... E così, però io lo faccio uscire tutti i giorni, non è che lo lascio là dalla mattina alla sera, viene con me in giro la maggior parte delle volte. E nelle scorse settimane i soliti ignoti hanno persino danneggiato il camper dove vivono Tobia e il suo Aaron. Mi hanno rotto i vetri, l'hanno proprio scassinato, sono entrati dentro, mi hanno rotto finestre e anche all'interno ci sono dei danni, però non so chi possa essere stato. Sono azioni mirate secondo lei? Ma non lo so, cioè io spero di no, anche perché non ho mai fatto niente di male a nessuno per... In tutto questo il ragazzo ha un solo pensiero. Vorrei mai che me lo portassero via. Vedremo come si evolve il tutto dal momento che è stata sporta una denuncia ai carabinieri e se Tobia si trovasse davanti chi ha ferito il suo cane... Non ci sono parole da dire. C'è rabbia? Sì, molta. Intanto Aaron si avvicina sfrontato al microfono perché è chiaro che ha già fiutato l'odore del successo. Mi hanno detto... O magari semplicemente di un osso, non sono così narcisisti i cani, sono peggio, molto peggio gli uomini. In vista delle elezioni amministrative, ma soprattutto europee, la Confartigianato propone una sua chiave di lettura del territorio veneto. Tra poche settimane il Veneto andrà al voto per il Parlamento europeo e in 321 comuni, 57% del totale, si sceglierà anche il nuovo sindaco. E visto che il 41% della popolazione e il 45% delle aziende artigiane saranno coinvolte, la Confartigianato del Veneto ha pubblicato uno studio scientifico che presenterà tutti i candidati. Il quadro che emerge è quello di una regione con comuni sempre più piccoli, con abitanti sempre più anziani e con un territorio tra i più inquinati e cementificati d'Europa. Per questo occorre una programmazione di lungo periodo, con servizi, infrastrutture e attenzione all'ambiente. Quello del calo demografico sicuramente è uno dei problemi più importanti. L'altro problema è quello della messa in comune di servizi. Abbiamo capito che la fusione fra comuni è una pratica estremamente difficile perché questo poi comporterebbe la messa in comune di servizi, un aumento della qualità del servizio e un calo magari anche dei costi. La popolazione si concentra intorno alle città, nei piccoli comuni invecchia e i giovani si allontanano. Cresce il ruolo centrale delle donne. Come facciamo a conciliare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e un aumento della natalità? La risposta è non c'è nessuna relazione. In Germania, in Danimarca, in Olanda c'è una maggiore fertilità e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Quindi si può fare. Ripartire dalla comunità per una crescita sostenibile, quindi la soluzione migliore è quella che preoccupa di meno. Quasi sempre i pirati della strada alla fine devono costituirsi.
Si è presentato alla polizia stradale ammettendo di aver investito la ragazza, ma sostenendo di non essersi fermato perché pensava di aver urtato un animale. Si è dunque costituito il pirata della strada che la notte tra domenica e lunedì ha travolto una sedicenne di origini romene in via Caleoncino a Castello di Godego, nei pressi del passaggio a livello. Si tratta di un 35enne di Loria, che ha anche sostenuto di essere tornato sui suoi passi per verificare l'accaduto, senza però accorgersi della minorenne ferita né dell'amica che rincasava a piedi con lei. La ragazza è fuori pericolo e l'automobilista, costituendosi, ha evitato conseguenze più serie. È stato denunciato a piede libero per lesioni stradali gravi. La sua versione è al vaglio delle forze dell'ordine. Si cercano riscontri oggettivi per decidere se contestargli o meno anche l'omissione di soccorso. La staffetta della Città della Speranza. C'è anche la firma di Papa Francesco sulla maglietta dell'ultramaratona benefica che ha portato 25 runner a coprire la distanza fra Padova e Via della Conciliazione. Ultramaratona che si è conclusa questa mattina quando Franco Masello, fondatore della Città della Speranza, ha varcato l'invisibile soglia del Vaticano, chiudendo così la staffetta per la Speranza, che durante l'udienza generale in Piazza San Pietro ha permesso a una delegazione padovana di stringersi attorno al Pontefice. È una corsa che abbiamo iniziato 25 anni fa e i risultati stanno arrivando, perché 25 anni fa guarivano 20 bambini su 100, oggi siamo a 80 su 100, e questo grazie soprattutto e soltanto per la ricerca. Al Santo Padre è arrivata quindi la richiesta di portare sempre nel suo immenso cuore e di ricordare nelle sue preghiere la speranza di guarigione e i sogni di un futuro sereno dei bambini della Città della Speranza. A consegnare il testimone della lunga staffetta a Papa Francesco è stato un bimbo di 4 anni guarito da retinoblastoma, che portava con sé i suoi inseparabili dinosauri giocattolo e le lettere di bambini e ragazzi guariti da patologie onco-ematologiche o ancora in cura, in un momento d'emozione indescrivibile per chi vi ha partecipato. Dell'ultima tappa della staffetta è stato protagonista anche il comandante della Legione dei Carabinieri del Veneto, il generale di divisione Giuseppe Lagala. Con questo progetto la Città della Speranza ha voluto accendere i riflettori sull'importanza di sostenere la ricerca per guarire le patologie onco-ematologiche per le quali ancora non esistono cure efficaci. Per questo motivo la Fondazione finanzia la diagnostica avanzata di leucemie, linfomi e sarcomi per i bambini di tutta Italia. E oggi è una giornata importante da ricordare, ovvero quello che è stato in fondo il primo genocidio del Novecento, secolo che va ricordato tra le tante cose proprio anche per i genocidi, quello degli armeni. Il 24 aprile di 104 anni fa, i turchi ottomani iniziavano quello che gli armeni chiameranno il grande male, il genocidio di un popolo che per molti anni è rimasto taciuto anche in Occidente. Per ogni armeno, oggi è il giorno in cui 104 anni fa ebbe inizio il grande male, come viene definito il genocidio subito in Anatolia tra il 1915 e il 1916. Un vero e proprio sterminio di massa, accuratamente pianificato e condotto, con l'obiettivo di cancellare da quelle terre l'antica presenza degli armeni. 1,5 milioni le vittime che sono state celebrate oggi nel cortile di Palazzo Moroni. Alla presenza delle associazioni armene e delle autorità cittadine è stata posata una corona sotto il bassorilievo che ricorda i martiri del genocidio degli armeni. Di questo genocidio non si è voluto parlare per lungo tempo, al pari di tutti i genocidi. Un secolo fa la Turchia ottomana perpetrò il genocidio del nostro popolo secondo un piano premeditato, e questa è finalmente la verità che la storia ha acclarato. E ricordiamoci anche di chi nega i genocidi, perché questo avviene anche nel caso degli armeni, e questo naturalmente rende il tutto ancora più grave. Grazie per averci seguito e una buona sera.